vedo che Marcello Chirico si è cotizzato. Tu vorresti illustrarci e mi sto preparando la classifica? E mi sto preparando. Allora, vieni, 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 vieni. Allora, ecco, prego, prego, prego. Posizione da un po' di tempo che non ti vedevo. Bella, bella, da tempo che non ti vedevo. Allora, mi sono messo anche i capelli di Conte, perché quando, sai, sì, che quando vado bene, quando si vince uno scudetto mi ricresco. Certo. Allora, devo, tutta? No, beh, fai quello che vuoi. Allora, quasi il Sassuolo, anche se noi continuiamo a metterlo qua terzo, ultimo in questo momento, grazie alla grande prestazione di stasera e grazie anche agli scontri diretti e di cui gode il vantaggio sul Bologna, è salvo. Quindi potrebbe festeggiare anche lui. Ti ricordo anche la teoria di Pompilio, che è una teoria vergognosa, pelosa, no, proprio. No, le teorie pelose, ne ha solo una in questa trasmissione. Scusa! Lapo De Carlo, palla di pelo. No, questa non è una teoria vergognosa, perché è già successo. Il Milan ha bandato scientemente in Serie B il Piacenza, perdendo all'ultima giornata, sì, con la... E l'Inter perse col Bari, quindi è inutile che stai a fare. Ti ricordi solo quello che ti fa comodo. E la Juventus per avere vinto la manonera perse con Bari lo Spezia, pensa, per la gioia di Conte, vero, invece. Quindi chi è senza peccato scagli il primo biscotto. Noi siamo dell'Inter. Detto questo, Pompilio dice, siccome l'ultima di campionato... L'ultima che di campionato, farai la partita. E Milan Sassuolo. Milan e Sassuolo. Il presidente del Milan chi è? Il presidente del Sassuolo chi è? Presidente della Juventus. Milanista. Milanista vuole comprare il Milan. Renga, Renga. Cosa devo dire di più? Non ho visto biscotti quest'anno. Non hai visto biscotti? Negli anni passati ne ho visti tanti. Solo savoiardi quest'anno. Ho visto errori arbitrali come l'abbiamo visti tutti, ma biscotti sicuramente no. Ti pensate che le ultime in classifica in questo turno hanno preso 0 punti. Vero, cioè, mentre invece a 4 giornate dalla fine succede di tutto. Ti farò parlare con Dallò, che invece vede biscotti ovunque. Andiamo, prego. No, c'era un piccolo sabotaggio che era in corso da parte lì dell'Inzaghi. La solita vergogna. Sì, la solita vergogna. Allora, abbiamo visto il Gorgo. Nel Gorgo il Milan non è uscito fuori dal Gorgo, è andato a finire però in un altro Gorgo che adesso vedremo. In testa alla Side B c'è l'Atalanta, che sarà ospite il 5 maggio, lunedì prossimo, quindi anche nella nostra trasmissione. Per la festa scudetto abbiamo invitato l'Atalanta quest'anno. Grazie Atalanta, verrai a festeggiare con noi il 32esimo. Grazie Atalanta. Vorrei invitare festeggerà Ruglio anche il primo posto della Serie B. A te che c'è Ruglio lì dietro, sì, non rompergli i gadget. Non rompergli i gadget. No, vuole rubarmelo. Perché lui è da tempo che non vede queste cose qui. Allora. Ah, lo scudetto. Bene. Lo scudetto. E io non riesco a fare però. Allora. Ruglio, devo guardarmi alle spalle. Cioè, vuoi andare di là? Cosa c'è Ruglio? E vai di là. Vai, cioè, non posso avere uno dietro, è sempre imbarazzante avere uno dietro. Vabbè, il passamontagna però ce l'ha sempre lui dietro, come capo d'abbigliamento. Allora, andiamo nell'altro Gorgo, che adesso viene un po' impallato dalla mia scala, scusate, no, per farlo vedere bene, perché nell'altro Gorgo, qui c'è finito il Milan, che adesso c'ha il crapino di là, è scivolato giù, però è ancora nella zona gorgosa dell'Europa League, perché per nella zona gorgosa troviamo ancora il Parma, il Milan, il Verona, il Torino e la Lazio. L'Inter la vedo già più tranquilla. Grazie, no, grazie, l'Inter la vedo già grazie, più tranquilla, la prescrittese può già incominciare a fare pensieri europei. La Fiorentina resterà al quarto posto, il Napoli, gli amici, i fratelli napoletani, terzo posto pure loro, e poi loro, la Romantada, erano già lì pronti, ma noi Napoli ci dispiace. Napoli ha 24 punti. Ci dispiace. Grande Higuaín, ci dispiace. Grande Caleone. Ci dispiace Garcia. Ci dispiace Sergente. Noi ci dispiace molto. Sarà irregolare, sarà quello che vuoi tu, ma purtroppo lo stiamo già caricando. 32! Il campione! Allora, quel cartello lì va bene per altri 2 anni, stando all'Albo d'Oro.